Appassionati di gossip TV, bentornati nel mio canale. Non sarebbe neanche dovuta andare in onda a causa delle partite di qualificazione ai prossimi mondiali, ma a causa della prestazione horror dell'Italia, questa sera Barbara D'Urso e la sua versione della Pupa il Secchione sono andati regolarmente in onda. Terza puntata e prima eliminazione al Bagno di Cultura. La prima coppia eliminata di questa edizione è quella formata da Vera Miales e Nicolò Scalfi. L'ex campione di caduta libera ha difeso il suo titolo per ben 88 puntate nel quiz di Gerry Scotti, ma la Pupa del Secchione è durato quanto un gatto in tangenziale, probabilmente per colpa delle dinamiche sfavorevoli legate alla sua pupa. Vera, prima del Bagno di Cultura, aveva anche chiesto di andare da sola e, in caso di eliminazione, che Nicolò potesse proseguire il gioco con un'altra pupa. Ma questo non è stato possibile. La puntata si è aperta con l'ennesimo abbandono di un reality da parte di Flavia Vento. Si accettano scommesse su quale sarà il prossimo. Al Bagno di Cultura sono finite due coppie, Vera e Nicolò, perché si sono classificati ultimi, tra le coppie finite in nomination. E voi che ne pensate? Vi piace questa nuova versione della Pupa del Secchione o preferivate il format degli anni scorsi? Fatemelo sapere nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video, ciao!